Io credo, io penso, io spero, la canzone originale scritta da Marco Testoni sulle liriche di Edoardo De Angelis e Maria Cristina Di Giuseppe per il film Blackout e mirabilmente interpretata da Antonella Ruggero si aggiudica il premio Colonne Sonore Miglior Canzone per il film italiano 2014, il più importante in Italia, riservato espressamente al mondo della musica per le immagini. Dopo il primo premio categoria Pizzoc al Vittorio Veneto Film Festival, arriva quindi per Blackout, il film diretto da Manuel Zarquellon e Giorgia Lorenzato, anche un importantissimo riconoscimento alla sua colonna sonora. La notizia ci è arrivata da Lorenza Somogi, Studio Alfa, Ufficio Stampa e Promozione, www.alfafrom.com. Martedì 3 marzo alle 21.15 Simone Cristicchi al Teatro del Popolo con Mio nonno è morto in guerra. Sulla scena uno spettacolo di parole e musica in cui il cantautore romano traccia un affresco di piccole e grandi vicende individuali che si fondono con la storia del secondo conflitto mondiale. Storie di guerra, di vita e di amori, storie d'Italia sullo sfondo della seconda guerra mondiale. Sono quelle che andranno in scena martedì 3 marzo alle 21.15 con Mio nonno è morto in guerra del cantautore Simone Cristicchi, protagonista dello spettacolo tratto dal suo omonimo libro. Parole e musica protagoniste in un clima commovente, coinvolgente e ironico, un affresco di piccole e grandi storie individuali che si intrecciano e si fondono nel grande mosaico della storia del secondo conflitto mondiale. La notizia ci è pervenuta da impress.it, agenzia di stampa online. Rock in Roma annuncia la prima rock band italiana della linea Up 2015, Litfiba, venerdì 24 luglio. Grande ritorno per la storica band di Firenze sul palco del festival rock più importante della cultura italiana, che dopo gli annunci di alcuni tra i più grandi nomi della musica internazionale, e molti se ne aggiungeranno, inserisce in cartellone la storica band di Firenze come rappresentante del grande rock italiano. I Litfiba presenteranno Live, Tetralogia degli elementi, uno dei manifesti della cultura rock italiana. I dischi di Tetralogia degli elementi sono quelli che la band dedicò durante gli anni 90 ai quattro elementi della natura: Fuoco con El Diavol 1990, Terra con Terremoto nel 1993, Aria con Spirito 1994 e Acqua con Mondi Sommersi 1997. Sono oggi disponibili in un cofanetto speciale che contiene anche un imperdibile DVD inedito con le immagini del tour del 93. I Litfiba nascono nell'ottobre del 1980 in una fumosa cantina in via dei Bardi a Firenze. Negli anni 80 pubblicano i dischi Enedia di Krypton, Desaparecidos, 17 Re e Litfiba 3. La band propone un genere post-punk con sfumature dark wave.